Buonasera a tutti. Il brano di questa sera è un brano che è un passo che abbiamo visto nella comunità di Lanciano in un paio di serate, quindi oggi cercherò un po' di sintetizzare, di condensare le verità che ci sono in questo passo di Luca, capitolo 3. In questo passo vediamo le caratteristiche del vero pentimento. E questo è sicuramente uno dei concetti, uno degli aspetti più importanti nella Bibbia, nella storia dell'umanità, perché Dio ha sempre chiamato l'umanità, Dio ha sempre chiamato l'uomo a pentirsi. Dio ha sempre chiamato l'uomo al ravvedimento. Dio chiamò Caino al pentimento, Dio chiamò gli abitanti della terra ai tempi di Noè al pentimento. Dio chiamò Saul al pentimento per mezzo del profeta Samuele. Dio chiamò Davide al pentimento per mezzo del profeta Nathan. E Dio chiamò anche Israele per mezzo dei profeti nel corso dei secoli al pentimento, cioè a pentirsi, a ravvedersi, a cambiare la direzione della loro vita. Dio non è un Dio che prende piacere nella morte dell'empio. Dio vuole che l'empio si ravveda. Dio vuole che l'empio si converta dalle sue vie malvagie. È talmente importante che Gesù, quando inizia il suo ministero, le prime parole di Gesù che vengono riportate nel Vangelo di Marco sono: ravvedetevi e credete al Vangelo. Marco 1,15. Le prime parole di Gesù. Durante il suo ministero Gesù ripeté questo concetto quando disse: se non vi ravvedete, se non vi pentite, morirete allo stesso modo, perirete tutti allo stesso modo. Prima di lui, Giovanni Battista chiamava le persone a pentirsi, a ravvedersi, e diceva la stessa cosa, diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Dopo la morte e la risurrezione di Gesù, gli apostoli, pensate, fecero la stessa cosa. Se aprite le vostre Bibbie in Atti capitolo 3, il versetto 19, la predicazione di Pietro a Gerusalemme, alla fine della sua predicazione, alla fine del suo sermone, ci sono due verbi che Pietro usa. Primo verbo: ravvedetevi dunque, e il secondo verbo: convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati. Allora, che cos'è il pentimento? Abbiamo sentito altre volte il pentimento, la parola greca metanoia, è prima di tutto un cambiamento della mente, e lo vediamo qui nel primo verbo, ravvedetevi. Qui Pietro sta chiedendo, sta esortando, sta dicendo alle persone a Gerusalemme che avevano crocifisso Gesù: dovete cambiare il vostro modo di pensare. Il pentimento è prima di tutto un cambiamento della mente, perché queste persone che avevano urlato poche settimane prima "crocifiggilo", dovevano cambiare il loro modo di pensare, dovevano vedere Gesù in un modo diverso. Lo avevano visto come un falso profeta, lo avevano visto come un imbroglione, come un servo di Belzebù, un servo di Satana. Ora dovevano vederlo come il Messia, come il Salvatore di Israele. Quindi il pentimento è prima di tutto un cambiamento della mente, del modo di pensare, un capovolgere le proprie convinzioni, ma non è solo quello, perché il secondo verbo è convertitevi. E questo verbo è nella forma passiva. Dovrebbe essere tradotto "siate convertiti". Che significa? Significa che il pentimento non è solo un cambiamento della mente, è un'opera che Dio svolge nel cuore della persona per convertirla. È un verbo passivo, è un'opera che Dio compie. Siate convertiti. Ravvedetevi e siate convertiti. È un cambiamento che Dio opera nel cuore. E così la mente è cambiata, il cuore è cambiato, di conseguenza il comportamento cambierà. E questo è quello che vediamo in Luca capitolo 3. Giovanni predica in questo passo
troviamo cinque caratteristiche nella predicazione di Giovanni Battista, cinque caratteristiche del vero pentimento, e vedremo proprio questo, che c'è un cambiamento della mente, un cambiamento del cuore e un comportamento riformato, rinnovato, una vita rinnovata. Così leggiamo il passo di Luca, capitolo 3, dal versetto 3. Ed egli, cioè Giovanni Battista, andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata e ogni monte e ogni colle sarà spianato. Le vie tortuose saranno fatte dritte e quelle accidentate saranno appianate. E ogni creatura vedrà la salvezza di Dio. Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da lui: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi e ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E la folla lo interrogava dicendo: allora che dobbiamo fare? Egli rispondeva loro: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro: non riscotete nulla di più di quello che vi è ordinato. Lo interrogarono pure dei soldati dicendo: e noi che dobbiamo fare? Ed egli a loro: non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunzie e contentatevi della vostra paga. Ora il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni fosse il Cristo. Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Cinque caratteristiche del pentimento genuino che troviamo nella predicazione di Giovanni Battista, una predicazione che era per il ravvedimento, predicava un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E proprio qui al versetto 3 vediamo la prima caratteristica. Proprio in questo battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, la prima caratteristica è che una persona o il vero pentimento suscita un disperato bisogno di perdono. Un disperato bisogno di perdono. Quando una persona è davvero pentita, quando una persona si ravvede in un modo genuino, sente un disperato bisogno di essere perdonato. Ed è proprio quello che avevano, perlomeno all'inizio, le persone che andavano da Giovanni Battista per essere battezzate. Perché? Come lo fai a sapere, direte voi? Perché Giovanni battezzava giudei, i giudei che andavano a lui. Lo capiamo qui dal contesto. Battezzava le persone che andavano a lui. A volte si presentavano i pubblicani, che erano ebrei, a volte i religiosi, i farisei, i sadducei. Battezzava ebrei, giudei. Il problema è che non esisteva alcun battesimo dei giudei. Non esisteva nella legge mosaica alcun comandamento a battezzare
i giudei, perché c'erano dei bagni rituali. Se qualcuno di voi è stato a Qumran, ha potuto vedere che venivano scavate nella terra queste vasche, così che queste persone entravano ed uscivano. Quelli erano dei bagni rituali, cerimoniali, non erano battesimi. Giovanni Battista invece nel Giordano battezzava i giudei. Perché? Perché il battesimo era riservato ai pagani, cioè il battesimo avveniva, una persona veniva battezzata quando, essendo pagana, si convertiva al Dio di Israele, aveva adorato gli idoli vani per tutta la sua vita, e quando si convertiva, questa persona veniva battezzata perché aveva creduto nel vero Dio, nel Dio di Israele. Quindi il battesimo era una prerogativa dei pagani, non dei giudei. Allora capite che i giudei che andavano da Giovanni Battista per essere battezzati erano sinceramente pentiti, perché stavano dicendo: noi abbiamo vissuto per tutta la nostra vita proprio come dei pagani, ci siamo allontanati da Dio a tal punto da vivere come dei pagani, e adesso ci ravvediamo, ci convertiamo, crediamo davvero nel Dio di Israele. Il motivo per cui le persone, perlomeno all'inizio, che andavano da Giovanni Battista erano sinceramente pentite, avevano questo disperato bisogno di perdono. Sapevano di aver bisogno del perdono di Dio perché avevano vissuto come dei pagani. Erano stati giudei a parole, ma non nei fatti. Non nei fatti. Avevano pensato di vivere l'ebraismo soltanto a parole, ma non nella loro vita. E quindi credevano, si ravvedevano e venivano battezzati per il perdono dei peccati, per il perdono di tutta quella vita passata che avevano vissuto nel peccato. Qual è il problema? Il problema è che dopo un po' di tempo il ministero di Giovanni Battista diventa famoso, conosciuto. Una moltitudine di persone va da Giovanni Battista, e le persone che andavano da lui a quel punto non erano più tutte pentite. Andavano da lui semplicemente perché Giovanni Battista era famoso, semplicemente perché pensavano che il battesimo provvedesse una garanzia di salvezza, di perdono. Pensavano che le acque battesimali potessero garantire il perdono dei peccati, erano in cerca di una grazia senza ravvedimento, una grazia senza pentimento, proprio come la Chiesa romana, che sappiamo per secoli ci ha fatto credere che il battesimo garantisca la salvezza o l'entrata nel paradiso. E quando questo avviene, le persone non sentono più quel disperato bisogno di perdono, perché dicono: sono stato battezzato, so che quest'acqua del battesimo mi farà entrare in cielo, non ho bisogno di essere perdonato. Questo è proprio il motivo, il problema per cui molte persone andavano da Giovanni Battista ma non erano più realmente pentite, non sentivano il bisogno di essere perdonate. Pensavano che quel fiume Giordano potesse garantire loro il paradiso. Così la prima caratteristica del vero pentimento è proprio questo: la persona deve avere un disperato bisogno di perdono, deve sentire un disperato bisogno di perdono. C'è una seconda caratteristica che troviamo al versetto 7. Dal versetto 4 al versetto 6 troviamo questa parentesi su Isaia, che non abbiamo tempo, però sta dicendo che la predicazione di Giovanni Battista era stata profetizzata dal profeta Isaia. E poi guardate il versetto 7, inizia la predicazione di Giovanni. Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate: razza di vipere. La seconda caratteristica di un vero pentimento è che genera un riconoscimento della propria natura. Queste persone dovevano riconoscere di essere vipere. Che significa?
Con questa espressione Giovanni Battista sta dicendo: voi che state venendo per essere battezzati, ma non siete davvero pentiti, siete la progenie di Satana, siete dei serpenti, siete una razza di vipere. Satana è il serpente di Genesi 3, è il serpente antico di Apocalisse capitolo 12, e quindi Giovanni Battista sta dicendo: se non siete davvero pentiti, la vostra natura è ancora diabolica. La vostra natura è satanica. Molto diverso da quello che si dice oggi. Nel postmodernismo capiamo che ci dice, il postmodernismo ci dice che l'uomo è sostanzialmente buono. La Chiesa romana ci dice che l'uomo è abbastanza buono da poter piacere a Dio. La Bibbia dice che nel momento in cui nasciamo, grazie al peccato, a causa del peccato di Adamo, siamo progenie del diavolo. Abbiamo una natura diabolica. In altre parole, il male che commettiamo non dipende direttamente dalle influenze esterne, il male che commettiamo dipende direttamente da quello che c'è dentro di noi. Sicuramente le influenze esterne possono spingere la nostra natura a fare il male, ma il problema è che nel nostro cuore c'è il male. Siamo progenie di Satana, abbiamo una propensione naturale a fare il male. Ecco perché la seconda caratteristica è proprio che dobbiamo riconoscere di avere questa natura. Uno dei primi passi verso il ravvedimento è riconoscere di essere depravati, è riconoscere di essere persi e morti nel nostro peccato. Per questo dobbiamo gridare a Dio. Se riconosciamo di essere completamente morti e persi, allora grideremo a Dio di salvarci. Altrimenti non lo faremo, perché penseremo: forse ce la potrò fare da solo, forse me la caverò anche questa volta. Come disse Lutero nelle sue ultime parole scritte su un pezzo di carta poco prima di morire, sul suo letto di morte, disse: siamo tutti mendicanti, questa è la verità. Voleva dire: siamo tutti spiritualmente mendicanti, possiamo essere soltanto dei mendicanti che alzano lo sguardo a Dio in cerca, con la speranza di ottenere misericordia da questo Dio. Inoltre, guardate la seconda parte di questa frase: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Che vuol dire questa espressione? Vuol dire, bisogna comprendere questa espressione alla luce del contesto geografico del Giordano e della Giudea, perché come sappiamo Giovanni Battista viveva nel deserto, mangiava di quello che c'era nel deserto, battezzava nel Giordano, quindi in un clima molto arido e desertico, secco. Adesso in un clima molto arido come quello, gli incendi sono molto frequenti, soprattutto d'estate, quando l'erba è secca. Che succede quando c'è un incendio? Soprattutto se l'incendio si verifica in collina, sul monte, che l'incendio inizia a scendere, e come l'incendio scende, il fuoco scende, i serpenti iniziano a strisciare, a cercare di sopravanzare l'incendio, le fiamme, per evitare di essere bruciati. È una cosa naturale. Come l'incendio inizia a venire, i serpenti capiscono che le fiamme stanno arrivando e cercano di sfuggire dalle fiamme, di sfuggire il calore delle fiamme. Giovanni Battista dice: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Questo è proprio quello che Giovanni sta vedendo. Lui stava nel Giordano, le persone venivano da Gerusalemme, dal monte, vedeva queste moltitudini di persone scendere dal monte, venire verso di lui, ma la maggior parte di loro non erano realmente pentite. E allora lui dice: sembrate come dei serpenti che stanno cercando di scappare dalle fiamme, ma queste fiamme sono le fiamme del giudizio. Sembrate tanti serpenti che sono solo in cerca di sfuggire le fiamme del giudizio.
Come lo faccio a sapere? Perché Malachia 3:2 descrive la venuta, descriveva la venuta del Messia come una venuta di purificazione. Dice: chi potrà resistere nel giorno della sua venuta, cioè nel giorno della venuta del Messia? Egli infatti è come il fuoco del fonditore. Cioè Giovanni Battista e i giudei sapevano che alla venuta del Messia ci sarebbe stato un giudizio. Il Messia avrebbe purificato il suo popolo, proprio come il fonditore fa con il fuoco, con i metalli preziosi. E allora Giovanni Battista sta dicendo: voi sapete che quando il Messia arriva, emetterà il suo giudizio, purificherà Israele, e voi pensate di poter scampare o di poter scappare da questo giudizio semplicemente venendovi a far battezzare dalle mie acque battesimali qui nel Giordano. Razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira di Dio, proprio come i serpenti fuggono dal fuoco? Giovanni Battista chiamò vipere anche i sadducei e i farisei in Matteo capitolo 3. Pensate, la fazione più religiosa e più conservatrice dell'epoca. La fazione più conservatrice e religiosa dell'epoca, Giovanni li definisce razza di vipere, progenie del diavolo. In altre parole stava dicendo: voi pensate di essere i rappresentanti di Dio sulla terra, in realtà siete soltanto dei serpenti con il cui morso avvelena le persone con la vostra stessa ipocrisia religiosa. Siete dei serpenti che avvelenano il popolo. Così la prima caratteristica di un vero pentimento è che il vero pentimento, abbiamo detto, deve suscitare un disperato bisogno di perdono. Seconda caratteristica, il vero pentimento produce un riconoscimento della propria natura. Siamo progenie del diavolo, e questo è il primo passo verso il ravvedimento. C'è un terzo passo, versetto 8. Il vero pentimento è prodotto da una rigenerazione interna. Guardate il versetto 8. Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. E non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre. Produce o è prodotto il ravvedimento, il pentimento è prodotto da una rigenerazione interna del cuore. Da cosa lo vedo? In italiano qui abbiamo: fate frutti degni, degni del ravvedimento. E l'idea che prendiamo da questo verso è come se noi dobbiamo fare delle opere, opere buone, e queste opere buone producono il pentimento. Fate frutti degni del ravvedimento. Ma non è questo. Perché questa parola degni veniva usata originariamente per parlare di due oggetti che avevano lo stesso peso, il cui peso o misura era corrispondente. Cioè Giovanni Battista sta dicendo: se vi siete davvero pentiti, se in voi c'è il vero pentimento, c'è stato il vero pentimento, allora ci deve essere stato un cambiamento interiore che farà produrre frutti degni, cioè frutti che manifestano questo cambiamento interiore. Di nuovo, degni, corrispondenti, di egual misura, di egual peso. Le vostre opere dovranno rendere visibile il cambiamento interiore che c'è stato nel vostro cuore. Quindi non è il pentimento, non sono le buone opere che producono il pentimento, è il pentimento che genera buone opere. Quando è che avviene questo? Avviene, Giovanni Battista conosceva l'Antico Testamento molto bene, e questo viene spiegato in Ezechiele 36:26. Se prendete un attimo questo versetto, è proprio dove Dio dice che avrebbe fatto questo cambiamento nel nostro animo, nel nostro cuore, questa rigenerazione interna che poi produce una vita degna del ravvedimento.
Dio dice in Ezechiele 36:26, questo è il nuovo patto: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Notate in quante volte viene ripetuta la prima persona singolare: io farò questo, io vi radunerò nei versetti precedenti, io vi porterò, io vi purificherò. Qui io toglierò da voi il cuore di pietra e io vi metterò un cuore di carne. È Dio che compie l'azione, è Dio che promette di togliere questo cuore di pietra. Che cos'è il cuore di pietra? È il cuore ostinato, è il cuore duro, è il cuore che non è sensibile alla parola di Dio, è il cuore che è ribelle a Dio, è ostinato, non vuole ubbidire. Io lo rimuoverò questo cuore e vi darò un cuore di carne, un cuore morbido, un cuore che sarà sensibile alla parola, un cuore sensibile a Dio, un cuore nel quale la parola di Dio attecchisce. Vi darò questo cuore e quindi poi di conseguenza camminerete nelle mie vie. Capite? Questo è il pentimento, questo è il ravvedimento, un'opera che Dio compie nel cuore della persona. E da quel giorno c'è un prima e un dopo, c'è un prima e un dopo, c'è una nuova visione della vita. Paolo diceva: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Prima la nostra vita terrena era tutto ciò che avevamo, nel momento in cui ci ravvediamo Cristo diventa il nostro tutto. Prima di Cristo la morte ci faceva paura, dopo di Cristo la morte diventa un guadagno. Prima di Cristo cercavamo le cose di qua giù, dopo di Cristo cerchiamo le cose di lassù. Prima di Cristo ci abbandonavamo alle passioni terrene, dopo di Cristo mettiamo a morte le passioni terrene, facciamo morire ciò che in noi è terreno. E di nuovo, non lo facciamo perché siamo diventati più bravi, non lo facciamo perché abbiamo messo la testa a posto, non lo facciamo perché siamo diventati più maturi, abbiamo superato i 30, i 40, no, lo facciamo perché in un batter d'occhio Dio ci ha dato un nuovo cuore, una nuova anima, un nuovo spirito. È così. Numero uno, abbiamo detto, quando una persona è davvero pentita ha un disperato bisogno di perdono. Numero due, quando una persona è pentita riconosce la propria natura. Numero tre, quando una persona è davvero pentita è perché Dio le ha dato un nuovo cuore. Numero quattro, lo vediamo dal versetto 10 al versetto 14, questo nuovo cuore produce una nuova vita, cioè si manifesta in una trasformazione esteriore. Guardate che succede al versetto 10. La folla lo interrogava dicendo: che dobbiamo fare? E qui Giovanni Battista dal versetto 11 inizia a rispondere a queste persone e dice: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero i pubblicani: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro: non riscuotete nulla di più di quello che vi ho ordinato. Lo interrogarono pure dei soldati dicendo: e noi che dobbiamo fare? Ed egli a loro: non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunzie, contentatevi della vostra paga. Di nuovo, se il cuore è stato cambiato, la vita è riformata, rinnovata, è esteriormente cambiata. E lo vediamo in questi tre gruppi di persone qui. Prima di tutto il popolo. Al popolo Giovanni dice: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha. Che cos'era la tunica? La tunica era un vestito che si portava sotto la veste, il vestito che probabilmente andava a contatto con la pelle, quindi c'era un vestito sopra e la tunica sotto. Giovanni sta dicendo: siccome ogni persona porta una tunica alla volta, se ne hai due vuol dire che ne hai una a casa, dalla a chi non ne ha neanche una. La stessa cosa col cibo: se hai più cibo, più di quello di cui hai bisogno, dallo a chi non ne ha abbastanza. Che significa? Sta dicendo Giovanni Battista: se tu ti sei davvero pentito,
Se tu sai che Dio è stato così generoso nei tuoi confronti da perdonare tutti i tuoi peccati, tu non puoi non essere generoso con il tuo prossimo. Non puoi non essere generoso. È il principio dell'essere generoso perché Dio è stato generoso con noi. C'è un secondo gruppo di persone, i pubblicani. Anche loro dicono: che dobbiamo fare? Giovanni dice: non riscuotete nulla di più di quello che vi è ordinato. Perché? Perché i pubblicani, penso che l'abbiamo detto altre volte, erano il gruppo più odiato dell'epoca, erano coloro che riscuotevano le imposte per l'impero romano, erano ebrei che andavano dai loro fratelli ebrei e cercavano di riscuotere di più di quello che Roma chiedeva, così da poter trattenere nelle loro tasche quello che avanzava. Se Roma chiedeva 15, loro chiedevano 20 e trattenevano 5, e naturalmente lo facevano per mezzo delle estorsioni. I pubblicani vivevano per questo. I pubblicani erano conosciuti per essere avidi di denaro. Era la loro vita. Un cambiamento tale, non vivere per il denaro, non riscuotere più di quello che ti è stato ordinato, sarebbe stato un cambiamento radicale della loro vita. Abbiamo un esempio, un'illustrazione di questo nel Vangelo, ed è Zaccheo. Vi ricordate Zaccheo? Zaccheo non è solo un pubblicano. Luca capitolo 19 versetto 1 ci dice: Zaccheo era un capo dei pubblicani, era colui che probabilmente ha fatto più estorsioni di tutti gli altri pubblicani, perché era diventato capo, e ci dice anche che era ricco, ci dice Luca capitolo 19, un uomo che ha vissuto per tutta la sua vita per il Dio denaro. Un giorno incontra Gesù, ascolta Gesù, Gesù gli dà un nuovo cuore. Ed ecco quello che Zaccheo dice: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Aveva vissuto per il denaro fino a quel momento, da quel momento in poi il denaro non aveva più alcun valore per Zaccheo. Sono pronto a dare la metà dei miei beni e a ridare 4 volte ai poveri quello che ho frodato. Qualcuno dice: ma perché non ha dato tutto ai poveri? Perché probabilmente con la metà che non ha dato ai poveri doveva ripagare tutti coloro dai quali aveva estorto il denaro. Un uomo trasformato interiormente che vive una nuova vita. C'è anche un terzo gruppo di persone che va da Giovanni Battista e sono i soldati. Versetto 14. Anche loro dicono: cosa dobbiamo fare? E Giovanni dice: non fate estorsioni. Estorsioni qui letteralmente è prendere una persona e farla tremare così tanto che le monete escono dalle tasche. Non fate estorsioni, i soldati lo potevano fare perché avevano le armi. Non opprimete nessuno con false denunce. I soldati, perché avevano le armi, a volte creavano delle prove false contro i deboli per estorcere denaro, per non andare in giudizio contro i forti, erano costretti a pagare questo denaro ai soldati. E contentatevi della vostra paga. Anche qui un cambiamento radicale. Se vi siete davvero pentiti, non farete più queste oppressioni, non estorcerete il denaro alle persone, non estorcerete il denaro ai deboli, vi accontenterete della vostra paga. Andrete dalla disonestà all'onestà, dall'ingiustizia alla giustizia, dall'insoddisfazione al sapersi accontentare. Così, per ricapitolare, prima di andare all'ultima caratteristica, come fai ad essere sicuro che ti sei ravveduto? Come fai ad essere sicuro che ti sei davvero pentito? Se nella tua vita hai almeno una volta, ma direi ogni giorno, hai sentito e senti un disperato bisogno di perdono, se hai riconosciuto la tua depravazione, che sei una vipera, sei figlio del serpente, sei progenie di Satana, se sei anche certo che Dio ti ha dato un nuovo cuore, cioè ti ha dato nuovi desideri, nuovi pensieri, una nuova visione della vita, e infine se questa nuova visione si è tradotta in una vita trasformata.
Ma c'è un'ultima caratteristica e la troviamo al versetto 15. Ed è questa: il vero pentimento è imprescindibilmente legato a Cristo. Imprescindibilmente legato a Cristo. Non c'è vero pentimento se non c'è Cristo. Guardate il versetto 15. Il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni fosse il Cristo. E Giovanni oggi avrebbe avuto tutto l'interesse a dire: io sono il Cristo. Sarebbe diventato più famoso e avrebbe sicuramente ricevuto più soldi e più potere. Ma Giovanni rispose, versetto 16, dicendo a tutti: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Giovanni ha sempre negato di essere il Messia, perché sapeva che il vero pentimento non può esserci se non c'è Cristo. Lo ha sempre negato. In Giovanni 1:20 dice: io non sono il Cristo. In Giovanni 1:29 indirizza le persone, i suoi stessi discepoli, a Cristo. In Giovanni 1:29 vide Gesù ed esclama: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, cioè ecco l'agnello di Isaia 53, e c'erano delle persone, c'erano i suoi discepoli, e come Giovanni dice così, i suoi discepoli seguono Gesù. E questa è una cosa sorprendente, perché i farisei camminavano per miglia al fine di avere un discepolo in più. Giovanni qui sta dicendo: non dovete seguire me, dovete seguire lui. Lui è l'agnello di Dio. Giovanni sapeva che non c'è pentimento al di fuori di Cristo, e per questo indirizzava le persone a Cristo. Quando i suoi discepoli, i discepoli di Giovanni Battista, in Giovanni 3:22, sono preoccupati, vanno da Giovanni Battista, gli dicono: maestro, ma tutti vanno da lui. Cioè tutti vanno da Gesù. Che era successo? Che Giovanni Battista battezzava sempre meno persone, perché il ministero di Gesù stava crescendo e le persone andavano da Gesù. Allora i discepoli di Giovanni Battista sono preoccupati, vanno da Giovanni e dicono: ma maestro, qui il nostro lavoro scarseggia, stiamo diventando disoccupati. Giovanni Battista non è invidioso, non è geloso del ministero di Gesù, ed ecco come risponde ai suoi discepoli. Dice: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Innalza Cristo e abbassa se stesso. In altre parole, io diminuirò sempre di più, Cristo e il suo ministero sarà sempre più grande. Vuoi sapere se ti sei davvero pentito? Chiediti se il tuo ego sta diminuendo e se Cristo viene innalzato nella tua vita. Vuoi sapere se ti sei davvero pentito? Chiediti se Giampaolo sta scomparendo e se sulle rovine del tuo ego sta emergendo Cristo. Questa è la domanda centrale per capire se ti sei davvero pentito, se ti sei davvero ravveduto. Questo lo vediamo anche nei Vangeli. All'inizio abbiamo Giovanni Battista nei primi capitoli dei Vangeli, la predicazione di Giovanni Battista, tutti vanno da Giovanni Battista, poi Giovanni Battista inizia a scomparire, ogni tanto troviamo qualche riferimento a Giovanni Battista, dopodiché Giovanni Battista scompare ed è tutto, il Vangelo viene tutto incentrato sulla persona e sull'opera di Cristo. E infatti lui dice qui: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Il legaccio dei calzari veniva sciolto dal servitore, dallo schiavo più insignificante all'interno di una casa. Era il compito più insignificante, quello di sciogliere il legaccio dei calzari. Giovanni Battista sta dicendo: non solo io non sono il Cristo, ma io non sono degno neanche di essere lo schiavo più insignificante del Messia. Io vi battezzo con acqua, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo, col fuoco. Che cos'è il fuoco?
è il fuoco che gli apostoli riceveranno, il fuoco dello Spirito Santo in Atti capitolo 3, nel giorno della Pentecoste. È simbolo dello Spirito Santo. Così non c'è pentimento se non si va a Cristo. Il pentimento è indissolubilmente legato alla persona di Cristo. Senza Cristo non c'è perdono, senza Cristo non c'è riconciliazione, non ci può essere ravvedimento, senza Cristo non c'è speranza, senza Cristo non c'è vita eterna, senza Cristo non c'è salvezza. In conclusione, il versetto 17 è per te se non ti sei pentito. Se sai di non esserti pentito, il versetto 17 è la perfetta conclusione che puoi portare a casa con te questa sera. Versetto 17, egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Che cos'è il ventilabro? Il ventilabro era una pala di legno che il contadino usava per prendere il grano e per tirarlo su nell'aria. Il grano, naturalmente, come alcuni di voi sanno, era mischiato con la pula. La pula erano gli involucri del grano, gli involucri dei cereali. Quando questo ventilabro, questa pala di legno, portava in alto il grano, il vento avrebbe separato la pula, che era molto più leggera, dal grano, e così la pula volava via e il grano rimaneva, cadeva giù a terra. Che sta dicendo Giovanni Battista? Sta dicendo: quando il Messia tornerà, tornerà come giudice. Tornerà come giudice e separerà uno ad uno il grano dalla pula. Con il suo ventilabro separerà uno ad uno coloro che si sono davvero pentiti da coloro che si sono solo apparentemente pentiti. Oggi puoi mischiarti nella massa, oggi puoi mischiarti nel gruppo di quelle persone che frequentano la Chiesa, così come molti si mischiavano quando andavano da Giovanni Battista per essere battezzati. Ma nel giorno in cui il Messia tornerà, la pula, i non credenti, coloro che non si sono ravveduti, verranno separati e verranno giudicati dal suo fuoco, il fuoco inestinguibile del suo giudizio. Signore, grazie per la tua parola, grazie per quest'uomo, Giovanni Battista, che ha passato tutta la sua vita, anni, a predicare la venuta del Messia. Lui era colui che preparava la venuta del Messia, e quando ha visto il Messia ha indirizzato i suoi stessi discepoli all'agnello di Dio, a colui che toglie il peccato dal mondo. Ti ringraziamo perché sappiamo che questo è anche il nostro compito, il nostro ministero. Non facciamo altro che portare le persone a Cristo, indirizzare le persone a Cristo, e sappiamo che solo tu puoi cambiare il loro cuore. Solo tu puoi dare loro un cuore di carne, un cuore sensibile a queste parole che abbiamo ascoltato. Ti preghiamo, Signore, che tu possa convincere. Ti preghiamo, Signore, che tu possa salvare quelli che sono qui presenti, che non si sono ancora ravveduti. Non c'è il vero pentimento, non c'è un cambiamento. Ti preghiamo che tu possa davvero donare loro un nuovo cuore, secondo la tua misericordia, la tua grazia, perché tu sei un Dio che vuole che l'uomo venga al ravvedimento. Hai sempre chiamato l'uomo al ravvedimento, e ti preghiamo che tu possa davvero salvare coloro che nelle nostre famiglie sono ancora ciechi, sono ancora accecati dal loro peccato. Ti preghiamo che tu possa operare nelle loro vite, che tu possa far loro vedere che abbiamo un nuovo cuore, non perché siamo migliori, ma perché tu ce lo hai donato. Aiutaci a proclamare questo messaggio, a proclamare Cristo. Aiutaci a scomparire sempre di più. Aiutaci a diminuire sempre di più e ad innalzare il tuo figliuolo Gesù Cristo. Nel suo nome ti preghiamo. Amen.